Bitcoin crolla del 16% in un solo giorno. Cos'è successo? E soprattutto, devo vendere tutti i miei Bitcoin prima che il mercato delle cripto chiuda? Tranquillo. La prima cosa da fare è non agitarsi, la seconda è guardare questo video per rinfrescarti un pochino le idee. Probabilmente tutti voi già sapete cosa sia successo per esserci stato un calo così drastico del valore del Bitcoin, però a breve lo vedremo comunque per tutti coloro che se lo fossero perso. Però quello che mi interessava fare in questo video è ragionare con voi, tra amici, su quello che potrebbe essere il futuro prossimo, o comunque quello che sta per arrivare molto vicino, del Bitcoin. Fallirà? Andrà sempre più in basso? Ne parliamo a breve. Quello che ci tengo a specificare in ogni mio video è che questo video, come tutti gli altri, non sono assolutamente consigli di investimento, ma semplicemente delle riflessioni che condivido con voi. Prima di fare spostamenti di denaro, vendere le vostre cose, eccetera, eccetera, riferitevi sempre comunque a un professionista o comunque fate di testa vostra, non basatevi sui video che guardate, rinfrescatevi soltanto le idee. Buongiorno signori, buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo video. Dovevo fare la intro, sennò non stavo bene con me stesso. Lasciate un mi piace perché questo video merita il mi piace, lo so io, così a sentimento. Scherzi a parte, poi in descrizione troverete tutti i link utili, tra cui i miei portafogli cripto con alcuni vantaggi per voi. Guardateci che potrebbero essere interessanti. Tra l'altro per voi oggi dovrebbe essere venerdì, quindi buon fine settimana. Sono tanto gentile. Basta perderci in chiacchiere. Andiamo a vedere un attimo il grafico del Bitcoin, che è abbastanza triste, però nemmeno così tanto. Come possiamo vedere, c'è stato un abbassamento e non da poco. Abbiamo nelle ultime 24 ore addirittura un volume inferiore del 21% sul trading, che non è affatto, come dire, buono, e nelle ultime 24 ore è calato del 2% e mezzo, però in realtà il problema non è delle ultime 24 ore, bensì ormai di qualche giorno. Andiamo a vedere un attimo cosa sia effettivamente accaduto. Possiamo vedere che Elon Musk, in maniera anche un pochino giusta, cioè togliamo il pochino, in maniera giusta, ha sottolineato come ci sia stato un incremento e non da poco dei consumi di combustibili fossili da quando effettivamente anche la sua scelta ha gravato sul Bitcoin, perché sappiamo benissimo cosa è successo da quando Tesla ha iniziato ad accettare il Bitcoin come pagamento. C'è da dire che però appunto adesso Tesla non vuole più il Bitcoin proprio per un fattore di impatto ambientale che, come ben sappiamo, è davvero elevato, quello del Bitcoin, davvero elevatissimo. Sappiamo che per fare mining serve tantissima potenza. Arriverà anche un video dedicato sul canale su quelli che sono gli impatti ambientali del mining con una professionista del settore, che poi vedrete, non vi spoilerò di più. E comunque possiamo vedere che dice che è tantissimo le emissioni di carbonio, e soprattutto, per essere, adesso cerco di tradurveli in modo tale che non mi incastro, ok, per essere chiari, credo fortemente nelle criptovalute, ma non può portare un aumento così massiccio dell'uso dei combustibili fossili, in particolare del carbone, e ha assolutamente ragione. Niente da dirgli al nostro Elon Musk. A parte che comunque ogni volta che si muove e dica qualcosa succede l'impossibile. Collaborare con ok, comunque lui sinceramente lo vedo molto adesso pronto a accettare il Dogecoin. Potrebbe essere interessante quello che avverrà nei prossimi giorni col Dogecoin. Comunque lui stesso 7 ore fa scrive, come sempre, don't panic, cioè non ti impanicare. Effettivamente ha creato un bel casino, se vogliamo dire. Adesso riflettiamo un pochino. Devo vendere il Bitcoin? Secondo il mio modestissimo parere, no. No, perché non è la fine del Bitcoin, è semplicemente, come dire, un piccolo problemino di percorso, ma il Bitcoin è un grandissimo progetto e sono certo, e ripeto il mio parere, che parliamo di un calo che durerà all'incirca una settimana per poi ritornare a quelli che sono i soliti regimi del Bitcoin. Come vediamo anche il trend, adesso senza fare le trend line, tutte ste cose, non sono un analista, non sono esperto, però già vederlo così il trend non è in massiccio ribasso. Ok, questa vetta inversa, se vogliamo dire, questo precipizio che si è creato, ma è normale. Elon Musk ha una fortissima, una devastante influenza
su quella che è, su quello che è il mondo cripto, quindi è normale che ci sia stato questo avvenimento sul grafico, però a parer mio non ci metterà tanto poi a ritornare dove era e a crescere sempre di più. Secondo me il Bitcoin avrà una cosa molto importante a livello di crescita. Non deve sicuramente essere questo il momento in cui preoccuparci. Se prendiamo dei grafici un pochino più, come possiamo vedere, di più dilatati nel tempo, sta seguendo un pattern, se così vogliamo definirlo, abbastanza lineare. Niente da preoccuparsi. Tutti coloro che hanno fatto allarmismo, tutti a vendere, no, qua non accetta più il Bitcoin. Come possiamo vedere dal grafico, non sembra nulla di così incredibile. Non è sicuramente questo che cambierà il destino del Bitcoin, secondo il mio umilissimo parere. Poi nei commenti, ecco, è molto importante che voi mi diciate la vostra. Io ve lo dico in modo trasparente, non venderò nemmeno l'1%, nemmeno nulla, nemmeno un briciolo, un satoshi dei miei Bitcoin e li terrò ben stretti. Non li toglierò mai, o meglio, almeno per i prossimi anni, secondo me, devono restare lì, fermi, tranquilli e nessuno gli deve dire nulla. Io adesso vi ripropongo, guardate sempre il grafico. Non guardatelo sempre in un giorno, 7 giorni, guardatelo soprattutto perché non è che fate scalping, queste cose. Chi fa scalping, vabbè, un altro discorso. Però in questo caso, già vedendo un grafico annuale, a parte la crescita assurda che ha avuto, vabbè, quest'anno sappiamo, però come vedete ha un pattern abbastanza lineare, lo so che l'ho già detto, però effettivamente così, vedendolo sotto questo punto di vista, non ha alcun allarme, se così vogliamo dire, da mostrarci. Cioè, ok, c'è stato il suo calo, va bene, però secondo me, ripeto, 7 giorni massimo e la situazione ritornerà da dove è partita. Tutti si calmeranno. Unico problema, ecco, di quando il Bitcoin scende così tanto drasticamente e rapidamente è che tante criptovalute assieme a lui ricevono un bel abbassamento. Ci sono stati diversi problemi, come possiamo vedere, ci sono parecchi rossi, ok? Perché il Bitcoin si trascina dietro diverse cose. Io ho appena aperto il mio portafoglio cripto stamattina, cioè in questi giorni, non solo stamattina, è stato abbastanza un disastro. Ecco, non ve lo nascondo che è stato abbastanza un disastro. Io direi in realtà che penso di aver detto tutto. Interessante dare uno sguardo al Dogecoin in questi giorni. Io non ne ho mai parlato, forse a parte per quando vi ho fatto il tutorial mining, che adesso mi sa che non va più a minable. A parte per quello, penso potrebbe essere interessante fare qualcosa anche col Dogecoin. Comunque, tra l'altro, vabbè, assurda la capitalizzazione del Dogecoin. Ci vediamo a un prossimo video, vi ringrazio per averlo visto e nulla. Attenti a quello che fate, non spanicatevi. Vabbè, perfettamente.